Se guardiamo l'evoluzione dello scenario economico dal 2017 al 2018, non troviamo delle discontinuità significative per quanto riguarda sia l'analisi della congiuntura, cioè l'evoluzione delle economie nelle diverse aree, sia per quanto riguarda la profittabilità delle aziende. Infatti, rimanendo a un'analisi dei soli fondamentali, quello che possiamo dire è che la crescita economica si è mantenuta inalterata un po' in tutte le principali aree, trainata essenzialmente dagli Stati Uniti, ma anche con performance tutto sommato soddisfacenti sia per l'Europa che per il Giappone ed anche per i paesi emergenti. Anche i profitti delle aziende hanno continuato ad espandersi, anche qui con maggior vitalità, soprattutto negli Stati Uniti, grazie anche alla manovra fiscale. E nelle altre aree si è avuta una piccola perdita di momentum, però comunque sia il tasso atteso di crescita dei profitti anche per l'Europa per i paesi emergenti dovrebbe essere nell'ordine del 8-10%, quindi numeri tutto sommato accettabili. Se però guardiamo quello che è stata la dinamica dei mercati finanziari in questi primi 6 mesi dell'anno, la discontinuità la vediamo. Mentre l'anno scorso si è assistito a un trend quasi ininterrotto di risalita dei listini azionari, quest'anno la volatilità è stata decisamente maggiore e ci troviamo con performance nei principali mercati che non sono molto lontane dallo zero. Che cosa è cambiato quindi rispetto all'anno scorso? E un fattore importante di cambiamento è rappresentato dalla politica, in particolare dall'atteggiamento dell'amministrazione americana che ha in materia di dazi e di protezionismo. E questa è in questo momento la principale minaccia sui mercati finanziari ed è quello che ha portato a questo incremento di volatilità e a andamenti più che altro laterali in alcuni mercati o addirittura discendenti come negli indici dei paesi emergenti. I problemi sono rappresentati dalla volontà degli Stati Uniti di porsi su un terreno di contrattazione negoziale con gli altri partner commerciali decisamente più a loro favorevole. E questo, nell'ottica dell'amministrazione americana, deve essere conseguito mediante l'introduzione di dazi che penalizzino le importazioni dagli altri paesi e favoriscano la produzione interna. Chiaramente il rischio è che anche gli altri partner commerciali, la Cina in primis, ma anche l'Europa, reagiscano con contromisure della stessa entità, innescando quindi una guerra commerciale che adesso è solo annunciata, ma che potrebbe degenerare con conseguenze negative sia per l'economia, sia per la fiducia degli operatori economici, ma anche finanziari, e quindi avere delle conseguenze negative sui mercati finanziari. E questo che in parte stanno apprezzando le attività di rischio un po' su tutti i mercati finanziari e che quindi dovrà essere monitorato nel corso dei prossimi mesi. Infatti sono state annunciate una prima serie di misure protezionistiche da parte degli Stati Uniti, che al momento non riguardano una quantità di prodotti molto ampia e quindi non dovrebbero avere un impatto sull'economia particolarmente marcato. Se però dovesse esserci una fase 2, un ulteriore rilancio da parte dell'amministrazione americana in termini di nuovi dazi, allora il quadro mondiale si potrebbe complicare. Quali sono gli elementi a nostro avviso da monitorare per cercare di capire se si arriva a questa fase 2? Sono l'introduzione eventuale di dazi sulle auto, che penalizzerebbe molto il mercato europeo e quindi aprirebbe un nuovo fronte delle guerre commerciali con l'Europa, molto più ampio di quello di cui si sta parlando adesso, e la possibilità di una ritorsione commerciale della Cina equivalente a quella degli Stati Uniti, il che potrebbe innescare a sua volta una controritorsione americana di entità ancora maggiore. Questi sono quindi i rischi principali che incombono sull'estate e che probabilmente ci accompagneranno nel corso della seconda parte del 2018.